del discorso della stanchezza, è inevitabile, no? Abbiamo giocato 4 partite in 11 giorni, adesso con il Bologna abbiamo avuto rispetto alle altre partite un giorno in più, tra virgolette, per recuperare. E sicuramente questa è la difficoltà maggiore, dover giocare tutte partite importanti. E decisive nel giro di e avere pochissimo tempo sia per prepararle che per recuperare le energie. L'anno scorso abbiamo perso una partita in una maniera, secondo me, tra virgolette, incredibile, perché vincevamo 1-0, una partita dominata, espulsione da parte loro, rigore a favore nostro, abbiamo sbagliato il rigore e si è riusciti poi a prendere 2 gol su contropiede in 10 contro 11. Diciamo che è stata una partita di difficile, che sicuramente mi ha fatto arrabbiare molto, e in cui era difficile dare una spiegazione. Al tempo stesso sappiamo che il Bologna è una squadra determinata, una squadra forte, una squadra che gioca da dei buoni ritmi. Ha avuto una settimana di tempo per preparare una sfida che penso, quando affronti squadre, di questo livello, alzi il livello di attenzione, il livello di guardia, quindi dovremmo fare molta attenzione. Al tempo stesso vogliamo continuare a dare continuità al nostro percorso. Dal punto di vista fisico bisogna essere bravi, a calibrare i momenti in cui si può lavorare, perché se si gioca ogni 3 giorni è difficile trovare degli spazi per poter lavorare da un punto di vista fisico o comunque lavorare in cosa il calciatore ha bisogno, no? Quindi noi ci auguriamo di giocare ogni 3 giorni, perché significa che comunque andiamo avanti nelle competizioni. Però da un punto di vista fisico dobbiamo essere molto bravi tutti quanti a calibrare il lavoro e i momenti e lo spazio che ci viene concesso durante le partite, durante un giorno, 2 giorni di recupero.